Perché tu parti dall'opera finita e pensi, o magari sei portato a pensare, che l'idea iniziale contempli un'opera finita, e non è così. Ovvero, l'idea che l'unica roba che contemplo è che magari di questo lavoro che sto facendo, africano, verrà un libro. Adesso non lo so, però penso che sarò costretto a scrivere più di 200 pagine, tra le due, magari 250. Volume, però è un'idea, come vedi, sulla fisica di un oggetto, no, come misurabile, è un peso, no, una misura, un numero di pagine, tutto il resto non lo so, non so nemmeno la struttura, capito? Perché sennò farei l'errore. Sentivo stamattina un'intervista con Jeffrey Deaver, quello, cosa scrive lui, thriller, no? Sa esattamente cosa deve dire, fare un personaggio, eccetera. La differenza è che lui sa tutto prima e dopo scrive la storia. Io non so un cazzo. Ma lo dico io per dire, secondo me, quelli che scrivono in questo senso, perché la struttura me la deve dare la dinamica di quello che scrivo, no? Per cui non posso decidere prima. È lo stesso con il lavoro fatto con i musicisti, c'era un'idea di fare, che era un'idea mia, su una proposta loro di collaborazione, di lavorare sui crolli di Shakespeare, però uno vuol dire sui crolli in generale, due su quelli di Shakespeare, perché Shakespeare è pieno di crolli nervosi, che oggi qualcuno potrebbe chiamare attacchi di panico, no? Da Macbeth, Riccardo, Otello, che va in crisi addirittura. No? Va in crisi epilettica, ma tanti, Brabanzio, Re Lear, hanno un crollo proprio psicofisico anche. E dunque era interessante, no, analizzare questa cosa qua. Beh, però questa è l'idea, capito? Dopodiché fare di questo tema, che come vedi è. Perché sarebbe anche un grave errore restringermi subito il campo, no? Se scelgo un tema come questo, quanto vasto è, secondo te? Cioè, va oltre Shakespeare, partendo da Shakespeare, ma Shakespeare diventa un pretesto, che però dopo entra nel testo, cioè, però più libera è questa roba qua, è meglio, eh? Più la restringo, è meno interessante. E infatti cosa fa Deaver? Fa questa, ed infatti però fa un prodotto di genere destinato a un consumo, eccetera, eccetera. Comunque lì siamo sull'artigianato, infatti lui si definisce giustamente artigiano, con un maggiore o un minore livello artistico. Poi nella scrittura c'è un livello artistico, e chi vuole, se non altro, provare a esercitarsi lì, come dicevamo prima, non può lavorare così, no? L'errore, che poi è un errore spesso anche di critici o di recensori, di pensare il libro come un blocco finito, ma è un processo che tu leggendo riattivi. Tra l'altro, se è ben fatto, no? È anche un processo di scoperta, perché se no, se sapessi già, mi rompo i coglioni. Quello che ti dicevo prima, no? Se so già, al passo successivo, e quando intuisco la struttura, no, nei film, nelle cose, mi annoio perché so cosa arriverà. Dopo magari non posso non saperlo nello specifico, ma lo so, infatti arriva. Ma questo ovunque, a teatro, in un libro, capito? Nella media dei libri, perché li sfoglio all'autogrill o poco altro, dei libri che vedo pubblicati adesso, che siano di colleghi, basta la prima pagina, no? Basta l'esordio per capire la struttura. Cioè, io direi la questione musicale,
anche la musica non è certo solo ritmo. Però come vedi, spalanchiamo un portone, un altro mondo. Ma funziona così scrivere però, tu non hai specializzazioni in quanto artista della scrittura, se vuoi, se non quella della scrittura. Che se però diventa specializzazione in sé diventa altrettanto noiosa, perché allora diventiamo scienziati della lingua, ma non è quello che siamo, dunque neanche lì siamo degli specialisti, no, ma restiamo dei dilettanti interessati, siamo dei dilettanti in tutto, parlo col plurale maiestatis, e specialisti in nulla, perché se diventassimo specialisti non faremmo più letteratura. E dunque la situazione è questa qua, direi proprio gramsciana, non ci sono specialisti e bisogna interessarsi di tutto, il che non significa che devi leggere tutto, perché non potresti farlo, ma come vedi dalle mie letture, che sorprendono anche me, perché sono percorsi casuali che si sono aggregati negli anni, perché sono autodidatta, non ho fatto geometri, dunque non ho uno schema, questo sicuramente, e neanche una base, non potrebbe averla, e questo credo sia anche una fortuna, a volte anche, ma no, un peso non lo è più, perché poi alla fine, però una mancanza che magari a volte sento, sì, perché mi mancano degli autori, che però magari scopro adesso, e dunque mi arrivano come se fossero nuovi, e che tutto sommato è un altro vantaggio. Però allora tutto questo metodo che intreccia tutte queste letture disparate, dopo arriva sulla mia pagina, questo è il massimo che posso dire, e dunque mi arriva tutto questo pensiero qua, con quello che posso aver capito, frainteso. Perché dopo quando leggi non è detto che uno legga sempre bene. Insomma, bisogna sempre essere pronti, sempre comunque a metterlo in discussione con chiunque, cioè con te, con il professore che troverò, no, a Padova di sociologia, con un altro con cui discuto su Facebook, che è un linguista, e con la cameriera magari, o col cameriere che ti ha servito oggi, nello stesso modo. Perché comunque no, non sarebbe neanche nella mia natura passarlo da autorità. Autorità che dall'altra parte non ho, perché non ho le lauree. I libri sono libri come quelli di chiunque altro, cioè ce ne sono talmente tanti, perché i miei dovrebbero essere migliori. Dunque non ho un appoggio, le recensioni sono recensioni, anche se sono buone. No. Non c'è nulla di certo, in definitiva, e non siamo arrivati da nessuna parte. Ma sono anche convinto che non arriverò mai da nessuna parte, semplicemente da tutto questo muori, si interrompe. Questa è come, è la questione per quanto mi riguarda, dopo tutti gli altri, capito? Naturalmente leggo tante cose insieme, cioè tante cose insieme in realtà no, alcune sì. Tipo questa la mattina, la storia della Nigeria al pomeriggio, e alcuni frammenti della sapienza greca di sera, così non proprio mezz'ora. Che è una vecchia lettura che è ritornata, anche quella roba lì è interessante, la lettura nel senso della qualità,
e non della quantità, no? Cioè rileggi delle cose in momenti diversi. Qua è anche interessante perché ci sono, siccome sottolineo, commento, e qui mi è ricapitato in mano, grazie a un amico musicista che se ne sta interessando ora, che mi aveva chiesto di avere un libro sui presso pratici in pratica. E siccome mi hanno ricordato che avevo questo di Colli, che è un grande sapiente italiano, che è morto negli anni 70, lasciando quest'opera qua incompiuta. Insomma, l'ho ripreso in mano, leggendo da dove sono ora, anche quelle note lì che feci allora. Intanto mi chiedo proprio, non mi ricordo più un cazzo, però ritrovo una serie di nomi. Beh, ce n'è uno per esempio musicale, siccome mi arrivava la suggestione del musicista, perché è fantastico, anche queste robe qua sono interessanti, queste coincidenze. Allora lo riguardo, apro, il secondo frammento è questo qua, che è di Dioniso. In Eschilo. L'uno tiene nelle mani flauti del suono profondo, lavorati col tornio, e riempie tutta una melodia strappata con le dita. Un richiamo minaccioso, suscitatore di follia. Un altro fa risuonare cimbali cinti di bronzo. Alto si leva il suono della cetra. Da qualche luogo segreto mugghiano in risposta terrificanti imitatori della voce taurina. E la parvenza sonora di un timpano, come di un tuono sotterraneo, si propaga con oppressione tremenda. Musica contemporanea, sembra. Orf o robe, no? Prendo in mano per sbaglio, attraverso un musicista. Trovo sta roba qua. E dunque vado avanti. Funziona così. È tutto casuale. Ma la lettura se non è ricerca, perché cazzo non si dovrebbe leggere? No, se sei sereno, tranquillo, cazzo ne frega. Andare in cerca di guai.